ai grandiosi templi shintoisti, sorgono le pagode buddiste con il grande Buddha di bronzo, alto oltre 20 metri e che ha gli occhi di oro purissimo. Dal Giappone sacro al profano. Una visita agli stabilimenti cinematografici di Ōfuma, dove si producono 60 film all'anno. La medesima società gestisce 700 sale cinematografiche. Un cordiale commiato con il personale artistico accompagna la partenza della missione che prosegue il suo viaggio tra città e villaggi in festa. Frequenti le soste per aderire alle insistenti richieste di autografi a ricordo della visita. Breve sosta ad Hakone. Le nubi impediscono di vedere il Fujiyama, il monte veneratissimo, ma i camerati hanno lo spettacolo indimenticabile dei ciliegi in fiore. Gli alberi fioriti sono specchio fedele dell'animo del paese e del popolo. A Miyano Shita, località celebre per i galli che hanno la coda più lunga del mondo, gentili offerte di fiori di ciliegio esprimono la cordialità del popolo anche nei centri minori. Nagoya, popolosa città di oltre 1 milione di abitanti, celebre per il grandioso castello fondato dal grande Ieyasu nell'epoca feudale, sormontato da 2 pesci di oro purissimo, è fiorente per l'industria delle ceramiche finissimamente lavorate e apprezzatissime. Ricevuta dall'attivissimo industriale Mikimoto, entusiastico amico del nostro paese e del duce, visita lo stabilimento per la coltivazione delle perle. Le donne impiegate al lavoro di estrazione delle ostriche dal fondo marino dimostrano una resistenza eccezionale.
vestite con un semplice camice bianco e col viso protetto da un disco di vetro, rimangono a lungo sott'acqua e, ritornate a galla, accompagnano la respirazione con un fischio caratteristico. La coltivazione delle perle è una originale invenzione giapponese che obbliga l'ostrica a rivestire del prezioso strato il corpo estraneo introdotto a forza tra le valve. La missione è di nuovo colpita dalla magnificenza dei ciliegi in fiore.